Carissimi amici, buona domenica, bentrovati ad una nuova puntata di Parole di Vita da Don Gaudioso Mercuri. Oggi è una domenica molto importante perché è la quarta domenica di Pasqua e solitamente questa domenica è la domenica del Buon Pastore. Abbiamo ascoltato Gesù nella pericope evangelica dire, affermare con una forza incredibile: io do la mia vita per le pecore ed esse non andranno perdute in eterno, nessuno le strapperà dalla mia mano. Voi sapete che nella Bibbia l'immagine del pastore e anche l'immagine del gregge ha un significato denso, positivo e profondo. Molte volte l'immagine del pastore è attribuita a Dio stesso, che è il pastore che guida le pecore, è il pastore che conduce le pecore alla salvezza. Sta lui davanti al gregge per guidare le pecore e quindi le guida con amore. È il verbo più importante di questa domenica. Provvede perché rimanga il gregge sempre unito, difende le pecore dai pericoli. Il buon pastore conosce le pecore una ad una e non sono anonime. Penso che sia un aspetto bellissimo questo della vita di ognuno di noi. Gesù ci conosce per nome, conosce il nome di ognuno di noi. Non siamo dei numeri che esistono nel mondo, gettati per caso in questo mondo, in questo periodo anche travagliato. Gesù si preoccupa per ognuno di noi e conta le pecore quando ritornano all'ovile, perché nessuna vada perduta. Pensate, la parabola, una delle più famose, che riguarda il gregge, che riguarda la pecora, tratta la pecora smarrita, quella pecora che si perde. Gesù ha la grande preoccupazione di andare in ricerca di quella pecora, tralasciando le 99 che stavano già in gruppo, che stavano già unite nel gregge. È facile però, nella scrittura, quando si fa riferimento al pastore, pensarlo che va alla ricerca della pecora che si è perduta e se la carica sulle spalle. È un'immagine dolcissima e commovente, l'immagine che ci consegna l'Evangelista Luca. Ma il Vangelo di Giovanni, oggi, ci presenta l'immagine di un Gesù che vuole difendere il gregge, che vuole tutelare il gregge, e lo tutela dai lupi. Mi piace moltissimo ricordare l'ultima catechesi di Papa Benedetto XVI, che parla proprio del lupo che arriva e cerca di disperdere il gregge. Non è altro che il Vangelo di oggi. Gesù ci dice che è accanto a noi per difenderci, per tutelarci. Allora in questo modo sparisce ogni forma di paura, ogni forma di dubbio che ognuno di noi ha, incontra nella vita cristiana, nel cammino della vita. Abbiamo accanto a noi il Signore che non permetterà che il male abbia il sopravvento sulla nostra vita, sulla vita di ogni cristiano. Pensate quale grande forza noi acquistiamo sapendo che Egli è presente, sapendo che Egli ci tutela e ci sostiene. Lui ci sta dicendo che siamo nelle sue mani e quindi noi siamo in mani sicure. Nessuno ci strapperà mai dal suo abbraccio. E quando noi riceviamo il suo abbraccio, riceviamo l'abbraccio della gioia, l'abbraccio dell'eternità. Ma per seguire Gesù occorre ascoltarlo e riconoscere anche la sua voce, cioè frequentare la sua parola, meditarla assiduamente. Papa Francesco ci sprona continuamente ad aprire la scrittura, a leggerla, a meditarla. D'altra parte, se non conosciamo Dio, come possiamo chiedere il suo aiuto? Chiederemmo l'aiuto di un Dio che non conosciamo. Dio bisogna conoscerlo e lo si conosce leggendo e meditando la scrittura. Credo che questo Vangelo ci consegna un'immagine bellissima, l'immagine dell'appartenenza. Noi siamo di Cristo ed Egli ci ha conquistati a caro prezzo, siamo di Cristo. Quando siamo bambini la nostra mano si unisce a quella del nostro papà. Per noi il papà è l'uomo più forte del mondo, colui che è in grado di difenderci sempre, la persona che più di tutte ci può proteggere. Quanto è bello poterci affidare a Lui e metterci anche noi nelle sue mani, proprio come fanno i bambini. Addormentarci tra le sue braccia tranquilli, senza pensieri. È una situazione che da adulti vorremmo continuare a provare. Però molti bambini non hanno avuto un papà, non hanno conosciuto l'amore di Dio e sono cresciuti senza sentirsi protetti, abituati a difendersi da soli, sin da piccoli. Questi si fortificano, maturano prima, devono farlo per sopravvivere in un mondo di adulti che li vorrebbero sfruttare. Molti non ce la fanno ad uscire da questo tunnel se non trovano una mano disposta ad aggrapparli, a prenderli, a recuperarli. Oggi Gesù in questo Vangelo ci dice: attento, la mia mano è tesa, afferrala.
prendi la mia mano ed io ti solleverò da ogni paura, io ti solleverò da ogni tristezza, da ogni angoscia. Questo è il messaggio di questa domenica di Pasqua, che ci fa guardare ad un pastore buono che ci conduce alla salvezza. Ed è il messaggio anche che io voglio lasciare ad ognuno di voi. Nel Signore troviamo una guida che ci rassicura e ci fa superare tutte le difficoltà della vita. Ogni pericolo viene spazzato via, ogni pericolo viene cancellato, perché Dio è con noi. E se Dio è con noi, nessuno può essere contro di noi. Buona domenica a tutti, buona domenica del buon pastore, buona domenica della sicurezza, buona domenica dell'appartenenza a Dio.